In questa situazione il più bel dono che si potesse fare a una donna speciale, ad un grande politico che ha fatto di questa terra una terra nuova. La Calabria oggi non potrà mai più avere rappresentanti politici che non siano sul solco di Iole Santelli, di qualsiasi appartenenza, che sia di destra, di sinistra, di centrodestra, di centrosinistra, non potranno prescindere dal lavoro enorme che ha fatto Iole. La giornata di oggi è un piccolo riconoscimento, però è un segnale. Chiunque entrerà in questo palazzo saprà per sempre che quelle porte lei le ha sfondate dall'interno con un amore materno che ha seminato in tutta questa terra che va dal Pollino a oltre lo Stretto, con un amore materno, con una gioiosa speranza in un futuro che lei stessa ha voluto che fosse agile, che fosse nuovo, che fosse altro rispetto a quello che c'era. Siamo grate e orgogliose di questo tributo che è stato dato a Iole. Iole che era innamorata perdutamente della Calabria e dei calabresi. E oggi è un'intitolazione alla prima donna calabrese che ha ricoperto il ruolo di presidente della regione, alla quale siamo stati orgogliosi di stare accanto, ci ha lasciato troppo presto. Tutti continueremo ad operare nella direzione che avevamo condiviso. Un momento importante, una cerimonia attraverso la quale noi diciamo ai calabresi che questa cittadella sarà intitolata per sempre a Iole Santelli e le future generazioni dovranno chiedersi chi era questa donna forte che ha amato i calabresi sacrificando anche se stessa. Iole Santelli per tutti i calabresi in modo trasversale, al di là diciamo delle appartenenze dei colori, ha saputo rappresentare questo sentimento. Noi vogliamo e speriamo questo sentimento possa appartenere a tutte le future generazioni, per una Calabria che può contare, deve essere normale, diversa. Questo è il suo pensiero e questo ci auguriamo sia diciamo il viatico per tutte le generazioni di nuovi calabresi. Giornata bella, siamo tutti insieme, celebriamo una grande donna che ci ha lasciati, però comunque rimarrà sempre con noi e anche se fisicamente non è più con noi, ci ha dato dei semi da cui la Calabria crescerà, diventerà sempre più bella a tutti. È nota, è conosciuta a tantissimi di noi, sappiamo che è molto bella, io la amava tantissimo e vogliamo raccontarlo a tutti. Attraverso questa intitolazione rimarrà sempre indelebile nei cuori dei calabresi e nella storia politica di questa nostra regione la figura di Iole, una figura decisa, determinata, che aveva dato in questi pochi mesi lustro alla nostra regione anche a livello nazionale.